Buonasera a tutti, bentornati ad un nuovo appuntamento con App, il nostro approfondimento di politica, di attualità. Questa sera torniamo a parlare di politica, ma in senso molto ampio. Parliamo anche di università, perché è tornato a trovarci, magari lo vedete un po' dal fumo, perché i fumogeni li usavano i fu all'epoca, invece che a Teramo li usa solamente Marco Pannella, che è qui alla mia sinistra. Buonasera e grazie di essere qui con noi. Marco Grazie a Pannella, voi. il neodottore in scienze della Sì, ma comunicazione. questo non so capito, perché Però, il dottore lo ero nel 51, vabbè, quello sì, però adesso è di 52, nuovo capito? dottore. In Ma questo, giurisprudenza, lei è in giurisprudenza. sì. Ma E adesso invece in comunicazione, comunque, grazie. guarda, devo essere stato. Sarà che era piena la stanza, Sì, 650-700 persone, persone, in era gran pienissima. parte di Guaiono, in gran parte ero E vabbè, giovane. però tanti, Sì, anche cittadini, non solo certo, no, no, studenti, ci mancherebbe. assolutamente. Ma la cosa che devo dire, c'erano un po' commossi tutti quanti. Allora, ci E arriviamo subito. Presento intanto Vincenzo Di Nanna, avrete capito che sarà gioco facile per Pannella farla da padrone questa sera. Vincenzo Di Nanna, qui alla mia destra, sì, grazie. che è membro della giunta dei radicali italiani. Sì, Vincenzo Di Nanna è teramano ed è teramano anche Marco Pannella. beh, Ed oggi e finalmente fonderemo domani l'associazione l'associazione AGL Amnistia, Abruzzi, che sarebbe Amnistia, Amnistia, Giustizia, Giustizia, Libertà. Libertà. Poi ne parliamo. Sì, per carità. Credo sarà dura per Di Nanna parlare molto stasera, No, no, no. perché parlerà Mi soprattutto annullerò Marco completamente. Pannella. Mi No. annullerò. Allora, Va buono, non ci provo. Marco Pannella, questa mattina a Marco Pannella è stata proprio conferita la laurea honoris causa in scienze della comunicazione per aver intanto, ecco, queste sono le immagini di quando Pannella, ecco, questo momento è stato davvero molto, molto emozionante, lo si percepisce anche dagli occhi che sono già belli e luccicanti di Marco Pannella perché sono azzurri, però insomma era particolarmente emozionato qui, è vero? Certo, Perché? felicemente Perché? emozionato. Di tenerezza, tutto questo è, diciamo, di esattamente scientificamente naturale. Ci sta dentro le storie di tutti Sì. noi, i corpi, gli anticorpi, le altre cose, quelle per le quali ho Ed è sempre. un'emozione particolare averla questa laurea dall'università della sua città? È Sì. particolare Guarda, questo quello che succede qua con la gente, qua per me è già una cosa, sto a casa, o no? hai capito? Proprio nel senso profondo Sì. della parola. E sono felice anche perché devo dire che mi vogliono bene, all'Aquila, dove che è, mi vogliono bene. E infatti. Io gli voglio bene, perché io voglio bene al Gran Sassa, a Abruzzo, alle spiagge Poi, e poi tutte cose. ne parleremo del bastardo del Gran Sasso e del Gran San Bernardo, perché oggi l'ho detto in Certo, sì. un'intervista. Proprio prima di iniziare questa trasmissione mi stava dicendo Pannella, perché arrivando qui in via Gammarana, adesso questa si chiama via Potitorandi, lui è passato davanti quella che una volta era casa sua Dove proprio, sono nato? dietro la stazione ferroviaria. Sono nato dietro la stazione, accanto lì ci sta a casa Venturoni, Tonino, che è mio compagno Sì, di l'ammiraglio. Ferrovie, e No, poi l'ammiraglio Guido. l'ammiraglio, sì, Guido. Lì poi, venendo più qua, la vostra Sì, famiglia, che da allora ci Perepont che da un po' passavo, di tempo. assolutamente era un po' di tempo, poi continuando, prima di girare per andare verso il Sì. ponte, lì scendevamo perché avevamo una casa giù proprio Ah, sul sotto, torrente, sì, sopra. vicino al fiume. Sì, proprio Vicino al fiume. loco. Perché Marco Pannella è nato il 2 di maggio, giusto? Sì. Del 30, quindi tra un po' farà 85 anni, ma riporta splendidamente. Un'altra cosa che mi stava dicendo, ha fatto secco anche un tumore, vero? Sì, io ce ne avevo due. Ovviamente continua a fumare, come Ma il vedete. problema è Anche io. che a 85 anni, dopo che io. 84 e mezzo per la precisione. Beh, Vabbè, ci no, manca poco, sì. l'85esimo, Sì, ci siamo. Quattro No, nell'85. Ci poi ho siamo. sempre fatto i conti così, È per giusto. me e per gli altri. Ma la cosa, diciamo, bella era questa, è che ogni volta che vengo, no? Eppure all'Aquila, pure nel Molise, perché Sì, allora eravamo Abruzzi e Molise, esatto, era quindi tutt'uno. quando stavi a Vasto, stavi al Molise o stavi in Abruzzo, mi veniva da ridere, capito? Noi avevamo una generazione di tassì a Roma,
che erano tutti rimorizzani. Ah. Perché prima avevano avuto il cavallo, sì, la gara, eccetera, e poi l'auto. E io quindi sono coevo, già come un po' cliente, eccetera, sono coevo della generazione dei tassisti o tassinari romani della generazione, abbiamo sempre detto, molisano-abruzzese. Sì. Quindi il legame è forte con tutta l'Abruzzo. Costantemente, tutto... sempre. Sempre prima, piccole chicche di Marco Pannella, perché adesso lui sta facendo il digiuno, gli ho detto però che peccato, torna nella sua terra ma non può mangiare le specialità teramane, vabbè, in questo periodo è esatto, a digiuno. E però che fa invece solitamente, quando non è a digiuno, quanta pasta mangia? Di De Cecco, perché di pure io a De Cecco ti capire. Fa la San Martino. Sì. La De Cecco, diciamo... 250 grammi a botte. Base, ma, 250 grammi. Sì, sì, quella è la base. Mm. Poi il sugo, me lo faccio io, imparai da una nostra collaboratrice familiare, Annina, che era di Ripattone. Ripattone di Bellante. Certo, Ripattone di Bellante. Con lei imparai a farla, perché a me piace proprio pomodoro, mm-hmm, pomarola. Pomodoro. Però carote... cipolle, quindi soffritto di carota, cipolla, assolutamente, e poi il pomodoro. Qualche volta non faccio il soffritto ma qualche volta addirittura, ma devo essere, addirittura invece le faccio direttamente cuocere. Tutto insieme? Sì, tutto insieme. Però... Ottimo, non lo sapevo che Pannella, lo sapeva l'avvocato, che cosa? Che era anche un provetto cuoco. Sì, lo sapevo, però non mi hai mai invitato, non ho mai potuto assaggiare la tua cucina. Ecco, eccone un'altra che vuole bucare. Allora, molto ti è accorto, eh? Uomo avvisato. Torniamo alle ragioni per cui è stata conferita la laurea honoris causa a Marco Pannella. Intanto per aver innovato la comunicazione politica, io lo ricordo, ero un ragazzo, però cominciavo a votare, lo ricordo benissimo, Marco Pannella che arriva in una tribuna politica imbavagliato con un cartello davanti. E dico, trasmettiamo silenzio da qua. E questo in effetti è stato portato a esempio, certo, dal preside, certo, della Facoltà di Scienze, certo, della Comunicazione, per motivare questa innovazione nella comunicazione. Lei se ne rendeva conto all'epoca che stava diventando un innovatore, come ha detto il presidente D'Alfonso, inno? Chi è lei? Con Marco Pannella... Anche perché io, devo dire, il regno delle due Sicilie... Allora, tutto al più il voi. Vabbè, no, il tu. Mo se vero lei... Meglio il tu, che il voi c'ha un rimando un po'... Ma pure perché c'è un'altra cosa, che pure per i romani, all'imperatore e poi nelle preghiere, dicono tu. Tu, giusto. Allora tu, a lei. Scusami Marco, no, non ci provo. Solitamente ci diamo del tu, adesso volevo fare un po' il precisino. Vabbè, torniamo al tu. È impossibile. Quindi ti rendevi conto tu di essere un innovatore oppure non ci pensavi per niente e pensavi alle tue battaglie? No, io ci pensavo a essere la bestia che sono, con i suoi riflessi, i suoi istinti. Poi siccome io sono, come molti lo dico, quel bastardo di Pannella, no, capito? È vero, perché io sono bastardo, nel senso che temo che scambino comprensibilmente gli orsi marsicani per me e quindi gli tirano addosso. No, non si può fare. Il problema è che ci sono degli orsi pure nel Gran San Bernardo e allora credo che un bastardo vero fra il Gran San Bernardo, sì, che appartiene a tua madre, vero? Certo, da dove il Gran San Bernardo e il Gran Sasso, sono contento assai, poi ogni tanto ci aggiungo la maiella e tutto quanto. Insomma, quindi. Ho visto che oggi per farti festa, sono arrivati in tanti, nelle immagini ho visto anche Franco Marini, insomma c'erano davvero tante persone. Devo dire, Gianni Letta, sì, Franco Marini sono... Davvero siamo amici con quello che comporta. Poi un marsicano Letta, un aquilano che è Marini, certo, di San Pio delle Capre, un teramano. No, ma assolutamente, dico, è un elemento di amicizia lealissima rispetto agli c'è altri. C'è sempre stata? Sì, è cresciuta. Nonostante le divisioni, insomma, sì, politiche. No, ma figure, ma insomma, ma allora parliamoci chiaro. Io, il vecchio anticlericale, Pannella. Sì. Io sono stato anticlericale come molti credenti sono contro il clericalismo. Io avevo prozio,
Sì, Giacinto Pannella, sì. Prete, professore. Da qua hai preso il nome, perché tu ti chiami cioè, Giacinto, certo, in realtà. No? E quindi ho sempre avuto nella mia educazione i racconti del prozio, che lui nel momento in cui in Italia c'era il non expedit, cioè tanto per chiarire, per i primi anni di unità d'Italia e via dicendo, il Vaticano aveva reagito dicendo noi però cattolici non partecipiamo alla vita istituzionale degli usurpatori, così. Sì, sì. Se non che Zio Giacinto era tanto patriottico, quindi cattolico liberale, in quell'altro non cattolico democratico, ma cattolico liberale, che per esempio è acclarata una cosa, che per far andare volontario papà, che era giovane, a un certo punto lui mise la firma del suo fratello minore, che era il papà di papà. Addirittura. E papà quindi poté andare a fare il volontario del 15-18, per decisione, aiuto, conforto, eccetera, di Zio Giacinto. E che, per un altro verso, quando io per esempio per la maturità classica, papà mi regalarono un viaggio, io scelti di andare Tirolo e poi l'Austria, e andai a Vienna, perché? Perché nella biblioteca di Vienna, mo pare pure qua, ecco ci sta, c'era la collezione intera della rivista abruzzese di scienze, lettere, arti, creata, pure con le quadrine, con il lavoro, eccetera, del prozio prete. Sì. E lì, aveva grande prestigio, tant'è vero che Don Benedetto, per me Don Benedetto e Benedetto Croce, che sono, non ci sono concorrenze, no, rispetto a quello, mi tenne la prima volta che volle conoscermi, avevo 17 anni, mi fece andare là, è stato accolto dal matriarcato Croce, perché non solo nel partito radicale c'è il matriarcato... C'era anche in casa Croce. Ma in casa Croce fra le quattro figlie, lei, la mamma, eccetera, proprio c'era nettamente, e infatti sono sempre stato protetto dal matriarcato Croce, anche nei momenti in cui c'erano, io sono stato consigliere comunale a Napoli e le altre cose, e da Elena lì, insomma tutte quante, ne ho il ricordo come di carissime persone, di carissime donne della mia famiglia. Marco, abbiamo detto Gran San Bernardo perché la mamma di Marco Pannella viene proprio da quelle zone, Svizzera Savoiarda, questa roba qua. Ovviamente il casato Pannella è un casato storico teramano, però tu sei stato a Teramo pochi anni, fino a 6 anni. No, io sì, però ci sono venuto tutti. Vabbè, sempre, certo. Sempre ci sono venuto. Questo, non lo mettiamo in dubbio perché no, ti vediamo. Ma non solo, ma poi il problema è pure i tempi... Hai fatto anche il consigliere comunale, non ce lo dimentichiamo. Beh, certo, e sono stato felice di farlo. Con quella lista ne leggeste 4? 3 mi pare. 3? Non me la ricordo bene. 4. Ivan Graziani con chi era? Beh, con con te. Certo. Ivan Graziani, Marco Pannella, Bettini e la Scucimarra. E la Scucimarra, 4 eravamo, sì. Siamo venuti fuori lì qua. Ma 12% devo dire, di consensi. C'era sì, il problema, sì. Dire che il problema dell'8-0, che ancora molto sente dice. Però l'hai fatto il 8-0 venendo, vero? Sì, lo certo, fai, cioè, passi completamente tutte le gallerie e cose. Ma, lo maledici ogni volta che ci passi sopra, no? No, mi viene. Delle volte sai che facevo? Ha telefonata a Tonino. Tonino è Tonino Tangredi per sì. me, e lo è tuttora, no? Ha telefonata, sto qua dalle parti tue. Ci hai fatto un'altra casa, cimentavo sempre affettuosamente, sì. Mentre quello che non potevo avere un rapporto in nulla polemico era Remo cioè, Remo Gaspari, appunto, era Remo Gaspari che una volta in televisione disse ma io sono sempre stato Remo, poi sono stato cresimato da un altro. Perché mo da qualche anno sozziremo, Pannella. E gli hai dato tu l'appellativo di zio? Assolutamente. È tuo, quindi lo rivendichi? Non contestato, no, no, ma mai contestato da lui, ma soprattutto dagli altri, eccetera. E gli volevo bene, mi voleva bene,
ma anche perché, per esempio, quando, sempre i problemi, quando abbiamo fatto il traforo, Sì, no, traforo del Gran finalmente, Sasso. che dal 1912 Addirittura. si pensava il traforo era una promessa e via dicendo, quindi arriva sto traforo, in realtà, quindi anche tutta arrivarci, che faccio? Da una parte andavo sempre a Castelli perché da sempre a casa abbiamo avuto le ceramiche di Quindi era un Castelli. riferimento, diciamo, No, culturale, ah sì, artistico. assolutamente, poi però anche quindi c'era San Gabriele Sì, e santuario. allora quando si volle fare l'uscita della Della strada strada San che Gabriele a si Collevara, faceva sì. eccetera, io dissi no perché mo È qua arrivato un che SMS, una sì domanda sì adesso al lo mare. Mo che succede? Vabbè. Onorevole Pannella si riconosce come erede di croce abruzzese o Abruzzese. di Russell critico della religione? Lallo dall'Aquila ci Ah. scrive. Potete scrivere gli SMS, io prima l'ho Ma dimenticato dai, perché. ti ringrazio perché evidentemente sei un amico, perché già sai come ti rispondo, perché io ho sempre avuto un affetto e una stima immensa, devo dire, per Don Benedetto Croce, E ne stava e parlando poco fa proprio. sempre, appunto. E fu lui che a un certo punto, siccome a 18 anni, prozio Giacinto, o preve, sì, pubblicò un articolo di Benedetto Croce e l'anno dopo pubblicò, quando aveva 19 anni, un articolo di Giovanni Gentile. Tanto per dare un'idea, Quindi allora erano i due. tra Croce e Russell No, non c'è figurati, partita? no, devo dire che Russell nelle polemiche diventa interessante, nel senso che ci sono anche osservazioni, come dire, non C'è uno che ti fondate. ha conosciuto universitario a Torino ascoltando in radio il processo Tortora. Ti Ebbene. riconosco ogni giorno nel modo in cui cerco, non sempre riuscendoci, di affrontare la vita giorno per giorno. Grazie, Fabio di Ecco. Pescara. Sono bellissimi questi Fra, messaggi. grazie, perché appunto in fondo io credo che se una Da cosa Teramo non se arrivano me la ancora SMS. conosce è che io, se mi si conosce, e quando io conosco qualcuno, siamo delle persone comuni. La caratteristica mia, credo, è di essere comune. Ma nel linguaggio comune, quando si dice che è una cosa comune, ma invece due Non è secoli fa. dispregiativo. No, sì, ben Adesso po', lo si è usa così. così, eh. Mentre invece ho comunione, comunismo, i comuni, è sempre stato un elemento, credo, fondamentale. Certo. E riconoscersi di una stessa terra è appunto la gente, siamo gente. E io quindi dico, quando non solo qua da noi, con noi indigeni, ma quando vado in giro nel mondo, a parte che parlo sempre di qua, Abruzzo, eccetera, guarda, nel mondo, a parte dove ci stavamo, a Brooklyn, in Sì, Venezuela, in sì. Canada, a parte dove ci stavamo come immigrati, però dell'Aquila, dell'Abruzzo, si è rimasto col terremoto, Sì, è vero. che ha appunto circolato. E io Tu sei stato sempre. ambasciatore Ma io sempre di questa dicevo, terra. ma sempre io sono del Gran Sasso che è l'Aquila, ma sono di terra, ma vieni, questi l'hanno sentita da tutte le Mille parti. volte da te. Allora, una cosa per la regia, se possiamo rimettere il numero per gli SMS, io mi sono dimenticato di dirlo prima, di ricordarlo, perché ovviamente Marco Pannella è un ciclone e quindi fa perdere anche la Trebisonda, però ecco, vedete il numero, potete fare una considerazione, salutare Marco Pannello, ma Marco Pannella, chiedergli qualcosa, ovviamente anche a Vincenzo Di Nanna, ma Giocoforza stasera No, sarà no, 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 no. schiacciato Bene, guarda, mi faccio Dalle schiacciare. esuberanze di Marco Pannella. Allora ci possiamo però fermare un Lui attimo? dice che si fa schiacciare, perché Sì. sa che non sarà No, non sarà schiacciato. Hai schiacciato assolutamente. capito? Guarda, Allora, adesso ci questo fermiamo. lui direi che è il leader indigeno residente. Indigeno Io dei sono radicali. indigeno non residente, ma lo Esatto. è. E devo dire, sono fiero che ci sta a rappresentare il partito, la storia radicale, l'impegno sociale
professionale e via dicendo di Vincenzo. Bene, bene, bel è complimento. Una bella cosa. Oh, ci fermiamo un attimo, in Ti pubblicità. Mi sento quasi imbarazzato. No, no, no. Qui, pubblicità veramente. E poi torniamo. Non poi è che torniamo. Mi diventi linea alla rosso regia. Pure un tu, pochino, che qua rosso. No, 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 rosso, rosso. Parte. Pubblicità. Eccoci qua che rientriamo. Ecco, salutiamo bene. Intanto il rettore dell'Università di Teramo. Buonasera, buonasera. Che è arrivato, buonasera, buonasera al rettore. Il magnifico, il magnifico rettore. Ma che è? Ma chiedo scusa a Marco e soprattutto il magnifico rettore dell'Università di Teramo. Arrivo subito, però stava dicendo una cosa nella trasmissione parallela a Marco Pannella. Com'è che ti hanno detto ieri? Ieri mi hanno detto torna presto, stavo seduto là. E io gli ho detto com'è, che devo fare? Così, no? Parlando mi sentivano anche negli altri tavoli. E lui piace, ma torna presto. Ah, Stravisi dice! Capito? Ho gridato là, Stravisi ed dice. È stato chiaro. Allora, oggi è stata una magnifica cerimonia, no? Per straordinaria giornata. Ecco, volevo dire per la laurea magnifico. No, una cosa, prima ho detto, ci sono state lacrime e segnalate sì. Da tutte le parti. Dice il pubblico, io, eccetera. E ho detto sì, così si scopre. Che per gli indigeni di qua c'è la capacità di avere delle lacrime per tenerezza. Quello che sì. C'era oggi era una grande tenerezza rispetto a terra, rispetto alle storie che più o meno poi scoprivamo, dicevamo, e io ho sempre detto io sono una bestia nel gran sasso. Come ci sei una bestia? Mio sì, e sono fiero di essere bestia. Capito? Sentiamo un po', allora... Magnifico rettore. Bene. Perché l'Università di Teramo ha deciso, secondo Pannella, con un po' di ritardo, di conferire... Non con un po' di ritardo, con un po' di difficoltà. Sì. Perché prima che ci fossi non per, tu D'Amico, e gli altri non volevano. C'era un no, po'... No, e io allora dicevo, non vogliono, quando andavo qualche volta in televisione pure lassù, no? Guardate il fumogine dico, non è vero, non è vero, e... Però dissi, poi quando invece ci ripensate e vi conviene, io non so come faccio. Allora, no, ma l'ho detto. Come nasce questa l'ho idea? L'ho detto anche nel corso della cerimonia. Tutto nasce per un atto, lo voglio ribadire ancora una volta, che la facoltà e il Senato hanno ritenuto, anzitutto dovuto nei confronti di Marco Pannella, dovuto per i meriti di innovatore nella comunicazione. Questo diciamo, è stato riconosciuto con immenso piacere, devo dire, sia dalla facoltà sia dal Senato. Però all'atto dovuto aggiungo volentieri l'atto voluto nei confronti di Marco. E questo mi consente anche di riagganciarmi alle lacrime di tenerezza. È un atto voluto perché al di là dei meriti sulla comunicazione, sono stati detti oggi, non li voglio ripetere, se non ricordare per sommi capi, il linguaggio della comunicazione politica è diverso dopo Pannella, è diverso non solo il linguaggio verbale, ma è diverso il linguaggio del corpo. La straordinaria invenzione di Radio Radicale è una cosa che non ho detto oggi, approfitto per dire, per condividerla con i telespettatori. Anche la creazione dell'osservatorio, che oggi è istituzionalizzato, ed è stato, diciamo, e funziona con l'osservatorio dell'Università di Pavia. In realtà anche questo è un progetto dei radicali ed è un progetto di Marco Pannella. Il primo osservatorio è stato creato da Marco Pannella con i radicali. E non è stato creato come una struttura che oggi si potrebbe immaginare per certi versi quasi burocratica. Era una struttura perfettamente funzionante. Era una struttura che riusciva a monitorare non solo i minuti di trasmissione, ma anche il numero degli ascoltatori e rendeva l'osservatorio uno strumento straordinariamente efficace. Questo è l'atto dovuto. Poi c'è l'atto voluto e l'atto voluto non può, diciamo, non ricollegarsi al riconoscimento che noi tutti vogliamo in qualche modo tributare a Marco Pannella per... Io non voglio cadere, diciamo, nella facile affettuosità, ma credo che Marco Pannella, lo dico alla sua presenza, è la dimostrazione di come si possa generosamente donare una vita, l'impegno di una vita,
Io direi per gli altri perché migliorare la convivenza all'interno di una comunità, quale vogliamo essere, è davvero un atto di generosità verso la comunità e verso gli altri. E a Marco Pannella vogliamo tributare anzitutto questo omaggio. Se oggi godiamo di alcune libertà, lo dobbiamo alle battaglie che Marco ha condotto e che continua a condurre ancora oggi. Sono battaglie talmente tanto d'avanguardia e sull'affermazione di quei diritti che alcuni oggi ci sembrano quasi scontati, ma non lo erano quando venivano proposti, come oggi non sono scontati i diritti che vengono negati. Ma penso solo alla battaglia per umanizzare le carceri. È un diritto questo che dovremmo considerare tutti come un dato acquisito. Purtroppo non lo è. E se oggi riusciamo ad avere quantomeno una maggiore sensibilità, che io spero si possa tradurre al più presto anche in risultati concreti, lo dobbiamo a chi, come Marco Pannella, ci ha ricordato con tenacia, cioè per certi versi direi anche con insistenza, ma con una straordinaria generosità, che ma queste cose sono cocciuto, come ma noi siamo abruzzesi, siamo abruzzesi. Marco è il magnifico rettore, non a caso è magnifico anche per queste parole, insomma, sì. No, ma appena, ha saputo, appena ci sono dei messaggi adesso lì, ma prima non arrivavano perché non c'era il numero di telefono. Ho detto che sto qua, Marco, è straordinario. Ci siamo subito amati, diciamo, esatto. Allora Marco, c'è un messaggio bellissimo. Quanto? Perché uno è: ciao Marco, sono Nadia, ti voglio bene, che è bellissimo, è bello, e poi ce ne sono tanti. Uno che dice: cosa fare per la ricostruzione dell'Aquila? Poi: sei un'enciclopedia vivente e una bandiera per la libertà, grazie anche all'aver fondato, come ricordava adesso il rettore, Radio Radicale. E quindi sono belle attestazioni di stima, sono tanti i messaggi che stanno arrivando. Prima ho fermato Marco, stava parlando dell'autostrada, dell'uscita di San Gabriele. Ah, ecco, ma lì perché è una cosa che mi collega a Zio Remo. Sì. Quando si doveva fare l'uscita a San Gabriele, là, io dissi: ma scusatemi, mo abbiamo San Gabriele, che pure i Castelli, no, di rimpetto. Sì. Ma sai che succede? Che tutte le agenzie turistiche pieranno e proveranno, invece la gente invece deve uscire di qua, perché così è fottuta la chiesa. E devo dire, appunto, andiamo avanti. E poi no, io giù alla stazione mi ricordo da bambino che passavano salmodiando. Sì. A passo lento i pellegrini che andavano a San Gabriele. Pellegrini che andavano lassù, e io dissi: ma chi ci, mo ci vanno, andranno là con tutti i mezzi, le cose. La cosa divertente fu che Remo Gaspari, perché così lui disse, io ero sempre stato Remo Gaspari, poi uno mi ha cresimato come Remo, e c'è questo è Marco Pannella. Ma devo dire, lui intervenne e su questa cosa, che era impopolare, io volevo ridurre le uscite, le cose, eccetera. E lui intervenne e disse: no, io su questo do ragione a Marco Pannella. Perché? Perché io, mentre pure papà era in guerra, una cosa del genere, con mamma andavamo lì. Nella chiesa non ci stava tanta gente nemmeno, ma andavamo a piedi, lenti, eccetera. E quindi io sono proprio d'accordo con questo, capito? È una sintonia anche tra partiti diversi. Oggi, se non sbaglio... Diversi, ma noi siamo un transpartito. Questo è pure vero. È vero. Prima il rettore faceva riferimento, è un innovatore nella comunicazione, non solo verbale, ma anche con il corpo, perché lo ha testimoniato più volte. Adesso mi permetto di fare una battuta, anche un innovatore per lo stile di vestire, perché l'ho visto anche quando è stato a parlare con il neo Presidente della Repubblica, sì, Mattarella, che portava questa cravatta sotto la giacca ma sopra il maglioncino. Com'è? Perché mi piacciono così, perché... Sai che bella, infatti? No, ma assolutamente, voglio dire, c'era Edoardo, il povero Edoardo Agnelli, che stuzzicava il papà, perché Gianni... Perché gli diceva, dice: ma questo mi dicono che non sei tu,
il primo, ma è Pannella, di che? Parlava del mettere l'orologio sopra la polsina. E quindi Edoardo cimentava il padre, che su questo era sensibile molto. Ma quando volevo dire appunto, io credo di avere fatto nella politica quello che faccio tutti i giorni, cioè di dare fiato al tuo essere. No, ma voglio dire, poi qualche d'uno attento ha trovato che io sin dall'inizio usavo molto lessicalmente dar corpo, dar mano, dar volto. Questo è vero, ma perché io trovavo nel linguaggio, nel lessico, e poi quello dialettale ancora di più magari certe volte, trovavo il modo giusto di esprimersi, di raccontare. Allora, che capperi ho fatto? Ci stava a storia che non si poteva, non potevamo andare in televisione. E allora, l'ho ricordato anche l'ex presidente Napolitano, il messaggio. Una volta ci sono io e ci sono io mi sono messo il bataglio. Dico, beh, così tanto è perché così magari potrò tornare un'altra volta se mi tengo il bataglio. Ma naturalmente diciamo. Allora, Napolitano ha detto un atto dovuto. Ha scritto. L'ex presidente, il presidente emerito, un atto dovuto, un atto fortemente voluto perché Pannella. No, queste sono frasi del rettore, chiedo scusa. Allora, Giorgio Napolitano, secondo il quale a Pannella piacerà cogliere in questo riconoscimento una sorta di paradossale risarcimento per essergli stato precluso da lungo tempo l'accesso alla forma più diffusa e efficace di comunicazione, quella televisiva. Noi nel nostro piccolo, appena capitava a Teramo, invece lo portavamo in televisione. Non bastava, credo, ai radicali Teleponte, ma ovviamente reclamavano spazio sulle reti nazionali. Vabbè. Teleponte a Teleponte. Vabbè, sì, no, però. Ma io lo rivendicavo come diritto della gente. Cioè, io infatti non dico che noi siamo censurati. Io dico una cosa diversa, che viene proibito a quelli che mo ci stanno magari ad ascoltare. Sì. Normalmente viene proibito di ascoltare e giudicare, quindi, Emma Bonino, io stesso, e il problema è diverso. Il regime è il regime, certo. Proprio perché non è che tanto se la piglia, ma sanno quelli che devono fare parlare. Allora il regime dice Beppe Grillo, avanti, e Grillo a tutte le ore, tutti i giorni ci abbiamo. Ah sì? Noi abbiamo. Fa parte del regime, quindi. Cioè sta bene strumento. al regime. Certo, ma guarda come. Io ho certe abitudini rispetto alla sinistra e a un certo punto ricordo sempre che c'era l'uomo qualunque con Giannini, più simpatica e via dicendo, era una cosa diversa, e grande popolarità, tutti la tenevano perché era contro partiti e forse pure uno degli ultimi politici che non si è arricchito. Continua Marco a dare voce agli ultimi, a chi poco può, a chi sei è malato. Impoverito, non è che si è arricchito. E chi ha poco, noi siamo abruzzesi forti e gentili. Possiamo, Gabri. Possiamo dirlo, perdonami che si è impoverito. Sì, io ho interrotto, ma riprende subito Marco. No, sì. Dico, possiamo dirlo che si è impoverito con la politica, non è che si è arricchito. Ah boh, cioè, beh. Cioè ti sei arricchito spiritualmente, cioè hai donato Radio Radicale, cioè però. Ci sono saluti anche per il magnifico rettore. No, ma vabbè, diciamo una cosa. Che da quello che i conti che mi fanno, credo che ho venduto 7 edifici di proprietà ereditate dalla famiglia. Due delle quali mia sorella aveva rinunciato ad avere la sua parte e le ho vendute tutte a Cartecchio. Quindi anche edifici che stavano a Teramo, tutti a Teramo. Tutti quanti. Poi a Giuliano. Perché li hai venduti? A Giuliano. Li ho venduti perché, che te ne vuoi fare? Ci hai fatto quei quattrini. Sì, quei quattrini servivano per fare delle battaglie sociali. Io devo dire, per esempio, quando dice tu non pensi a te, io no, penso, ma guarda, una cosa che la Chiesa sa benissimo, perciò è importante, questa Chiesa poi oggi la sa benissimo. Le nonne nostre di campagna, vestite di nero, o rosario o qua,
parevano un po' musulmani, non lo sapevano. Sono loro che mi hanno capito. Le vedove bianche, che era un fenomeno sociale delle quali i compagni comunisti manco ne parlavano, mai, non si sa mai, capite com'è? E a un certo punto io ho posto il problema delle vedove. Perché? Perché una volta, ero un ragazzo con 16 anni, mi leggo sui giornali annunci di morte presunta. Che è successo? Vado a leggere e mi spiegano subito una cosa, che tutti i nostri emigrati in Canada, in Venezuela, dappertutto, capito? Certo. Tutti noi siamo andati. A questo punto partivano, non tutti scrivevano loro. Alcuni morte presunta perché stavano... E quindi, no, molto lontano. Spesso quelli avevano fatto il figlio, se ne era andata la cosa e... Avevano ricreato un'altra e vita. Non si sapeva gran cosa, e non si sapeva grandi cose. Allora veniva un momento in cui il figlio cresceva, aveva 15 anni, 14 anni, allora quel pezzettino di terra con la casa, la casetta, eccetera, se ne andava, perché... E invece a quel punto bisognava trovare il modo. L'escamotage era la morte presunta. E allora noi ne abbiamo contribuito, io ero ragazzino, però Panfilo Gentile, certo, un radicale aquilano, io mi ricordo che ne parlavamo con lui, era un mammoccio, un freghetto insomma ancora, e con lui, e lui sottolineava che questo era un aspetto importante. Le nonne sul divorzio e sull'aborto, loro hanno capito, perché che dicevano? Io ero contro l'aborto clandestino di massa, che era il massimo contributo di sangue che veniva fuori sul terreno italiano. Allora che cosa voglio? Voglio sempre, e questo lo dico a Nicchi, Vendola, eccetera, che dice che noi siamo liberisti, in zaccia che cazzo d'alcuni. chiedo scusa, no, scusate, mi ci viene. Questa dovrebbe essere appunto messa, no, quasi come siamo quadro. Liberisti, capite? Noi siamo per la legalizzazione, è vero o no? Ho rotto l'anima tutta la mia vita, voglio legalizzare le droghe, ma già dicevo, legalizzare come legalizziamo per esempio il vino, no? Lo controlliamo, eccetera. E se no sarà il mercato e la criminalità che potrà. Sì. Le nonne che sapevano che la ragazza andava magari in città poi usciva fuori pure che chissà che, l'aborto. E quindi... E quindi le nonne erano più vicine a te di quanto... No, non è che lo erano. Tutte i referendum, le cose che facevamo, le nonne erano quelle che ci capivano, mi capivano. Sul divorzio, perché c'era il problema delle vedove bianche, appunto, l'uomo se ne andava, poi non scriveva più perché era morto, perché stava male, chi lo sa? Sì, sì. E questo era un fatto sociale, poderoso. Allora, ci fermiamo un attimo, il rettore può restare ancora un po' con noi, vero? Diamo la linea alla regia, poi torniamo subito insieme. Intanto continuano ad arrivare i messaggi, vi ringraziamo, vi ringrazio soprattutto Marco perché sono pieni di complimenti. No, io ringrazio questa fratellanza, cioè, sì, no, è molto pure bello. Con Chilli, che sono guaglioni, sono i Bardacci, sono i Frichè, vi ringrazio perché vi riconosco. Perché so anche senza vedervi. Sì, no, ma figurati, nelle strade sempre il tipo di sorrisi, il tipo di un attimo di imbarazzo dinanzi a questo mi fa, per esempio, quando ci sono delle vecchie signore mie coetanee a Roma che arrivano in gruppi che sono o d'Azione Cattolica, no? O del PC. Allora, quelli sono i gruppi. Arrivano e allora tutte già 3 anni fa comincia a fare, possiamo fare la foto? E ti riconoscono, giustamente. No, subito, no? Dico, possiamo fare la foto. E io subito risposi dopo 6 mesi. Dico, scusi, posso essere tranquillo, sereno, mi permette una cosa? Beh, certo, dica. Io no, quello che ti voglio dire, scusami, ma tu fai la foto con Pannella, ti sputtani a questo punto, no? Con i nipoti, devono rispondere pure di sta roba. Io sono lusingato, sono contento perché, allora dicevo, perché io ti voglio bene, perché già ti capisco, ti conosco, no? A cosa?
Poi, quando invece venivano i ragazzi di Guaione... E poi chiudiamo che vado in pubblicità. Senta, di Guaione. E dice, possiamo fare... E io gli faccio, quanto mi dai? E subito. Se essendo io Pannella, pensavano che poteva pure essere vero. E non per scherzo. Allora, e questa è la strada. Bellissimo. Ci fermiamo un attimo, Marco. Diamo la linea alla regia pubblicità, torniamo subito insieme. Eccoci, approfittiamo che Marco sta accendendo un altro sigaro, così do la parola. Sto appicciando. Appicciando, sta appicciando, sta appicciando, è vero, è vero. Allora. Ma io volentieri intervengo perché mi fa piacere sottolineare un altro aspetto di Marco Pannella. Oggi più volte, rivolgendomi agli studenti, ho presentato Marco Pannella come un esempio da seguire. In cosa... Fra le tante, Marco Pannella è esemplare. Secondo me è esemplare in quella che una volta veniva riconosciuta come una caratteristica degli abruzzesi, che è quella della concretezza. La concretezza significa guardare in faccia i problemi. Significa anche rendersi conto di come è possibile risolverli. E sapendo anche che la soluzione proposta può non essere quella ottimale, comunque non farsi paralizzare da questa impossibilità di trovare la soluzione ottimale. Tutte le battaglie che Marco ricordava prima per la legalizzazione dell'utilizzo di alcune sostanze, piuttosto che per la legalizzazione di alcune pratiche, si ricordava prima la battaglia sull'aborto e così via, spesso sono state male interpretate perché sembravano quasi... che fossero una presa di posizione a favore di una cosa piuttosto che un'altra. Invece era, mi è sembrato di percepirla così, una scelta davvero di concretezza. Marco prima ricordava il grande valore delle nostre nonne, delle nostre signore anziane, che hanno questa enorme risorsa, la capacità di essere concreti, di affrontare il problema e di trovare una soluzione, anche non ottimale, ma comunque una soluzione. E questo comporta evitare di fuggire da soluzioni di compromesso sgangherate, evitare di fuggire facendo finta che il problema non esista, e significa invece, al contrario, impegnarsi concretamente perché si possa migliorare la situazione. Questo è il vantaggio che io, la grande risorsa che credo un po' noi tutti, che ricordiamo un'educazione fatta anche, un'educazione, un'infanzia in cui il ruolo delle nostre nonne, dei nostri nonni, è stato ancora molto forte e molto incisivo. E il messaggio qual era? Al di là della formazione spicciola che ne derivava, il messaggio secondo me era proprio questo. Bisogna avere il coraggio di affrontare la realtà. Non bisogna demandare, delegare ad altri, e bisogna impegnarsi in questo senza risparmiare nessuna energia. Quindi in prima persona, mettendoci la faccia, assumendosi le energie, e se convinti di una determinata scelta, di un determinato principio, è assolutamente necessario fare come Marco ha fatto tante volte: rigettare, rifiutare i compromessi di comodo. Questo credo che abbia consentito a Marco Pannella di ottenere dei risultati straordinari nelle battaglie, oggi le definivo di civiltà, che lui ha condotto e che sta conducendo. Perché nelle battaglie di civiltà non si può scendere a compromessi di comodo e non ci si può nemmeno risparmiare. E questo esempio di virtuosità e di virtuosità concreta, che mi farebbe molto piacere indicare ancora una volta a tutti i nostri giovani, a tutti i nostri ragazzi, perché credo che sia la risorsa indispensabile per raggiungere qualsiasi obiettivo. Allora, alcuni messaggi. Marco, ce n'era uno di un consigliere comunale, una consigliere comunale di Teramo, Maria Cristina Marroni, un bel messaggio, dice: Marco testardamente ha coltivato il vizio della lucidità, lei dice spero di emularlo. È un consigliere comunale a Teramo e Marco lo è stato, tra tutte le cose che ha fatto, lo dicevo prima, è stato anche consigliere comunale, io lo ricordo benissimo.
Poi un telespettatore diceva un ricordo, chiedeva un ricordo di Gino del Gatto. Certo, Gino del Gatto era un altro di qua. Sì, di Pescara lui. Di Pescara, ma diciamo, però aveva anche agganci familiari verso Roseto, Montepagano, quindi ci stava pure questo, bisogna tenerlo presente. Ma Gino del Gatto, medico, sì, si era specializzato anche in America e Stati Uniti, anche non essendo la sua specialità, ginecologia per passione, anche in questo, conoscitiva, appunto di compiutezza. E allora mi sono trovato, proprio Gino, con queste caratteristiche, appunto abruzzesi, di tradizione familiare, eccetera, e con questa sua esperienza formativa, proprio direi anche nelle conclusioni degli studi che erano stati fatti lì, a difendere le posizioni che noi volevamo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità diceva che ci avevamo 1.200.000 aborti clandestini di massa. Quando noi dicemmo questa cosa, dice, ma questa è la prima cosa, perché è un contributo di sangue imposto a noi, alla nostra terra. C'era una volta, non mi ricordo quale cardinale di Firenze, e io gli risposi su quello, dico, guardi, cardinale, vada a guardare l'Arno, ci sono ore che si colorano poco di rosso in quella parte lì dell'Arno. Quello è il sangue che facciamo versare. Questo è un messaggio dei detenuti di Castrogno, lo volevo segnalare. Ma sapete che vi voglio bene, non che ci vogliamo bene. Non hanno la possibilità di farli? No, forse qualche... Però qualcuno che li rappresenta. Che li rappresenta. Un'altra cosa, sì, c'era un messaggio, lo dico, insomma, non è una parolaccia perché è un modo di dire di una persona... purtroppo non posso... È in gambo, no, sì, no, volevo dire un altro messaggio, perché dicevano a Marco, sei fregno, sei bravo, sì, sei in gamba, sei tante fregni. Ma potevi fare un figlio? No, ti chiedeva se potevi fare un figlio, ti manca un figlio? Io? Ah no, dicevo no, farlo io, quello no. Beh, devo dire semplicemente... Ti è mancato, ti manca. Che coloro che mi conoscono sanno che qualche figlio c'è in giro. Ah sì? Ma non c'è chiuso il Charmas, ma comunque almeno... Questa è una notizia. Almeno, no, è no, conosciuto, si sa. Ah. Quindi, e dove vivono? Qui in Italia stanno? Sì, ma dove vivevano, perché poi ho perso pure di vista, insomma, completamente. Quindi non hai contatti con... No, l'ho avuto per i primi anni, dipendeva dalla madre, perché in un caso... Però è tuo figlio? Sì, no, sì. La madre lo sapeva, ma suo marito credeva che fosse suo. Ah, ecco, c'era questo piccolo, per diciamo... Per esempio... Tu lo sapevi dall'inizio? Sì, certo. No, a parte dall'inizio in inizio, certo, dico, da quando... Certo, ma stimavo molto la persona, era napoletana, ma col cognome francese, perché allora erano i resti... Quindi era a Napoli questo figlio? No, perché la madre appunto era a Roma, perciò insomma avevo avuto l'opportunità. Scusami Marco se insisto, uno o più d'uno? Questo è uno. Quello sicuro. Siamo sicurissimi. Un altro non sono sicurissimo che era mio e non del marito. Ecco. Poi altro non so. Bene. Ma devo dire però, ora parlando appunto di queste cose in modo serio, sì, cioè concepire qualcuno, bene, io posso dire che in realtà quello del quale parlo, per me l'abbiamo concepito, non solo io ma anche l'altra, anche se eravamo in piedi, e ci eravamo trattenuti vicino al campo Artiglio di Roma, ci stavano i begli alberi la sera, eccetera. Vabbè. E in me c'era la convinzione che anche la compagna, la ragazza, era consapevole che fosse grave, che non fosse la scopatina così. E che fosse grave, cioè serio. Sì, appunto, importante. Sì, importante. E poi successe che
il marito, eravamo qualche, ci conoscevamo bene. Il marito era grave. Certo, ma subito dopo, in fondo, è venuto fuori, credo, una confessione al loro interno. Ah. E poi, appunto, non ho seguito la cosa perché non ho il problema, è il sangue mio, cose del genere, no. Concepire, e questo insisto, il problema, no, a un certo punto nell'Ottocento ha cominciato tutta la serie, l'Immacolata Concezione, no, l'Immacolata Concezione, l'assunzione in corpo della Madonna, della cosa. Tutto questo è perché, credo, una dimostrazione di grande rigore e vigore di cattolico anche, e diciamo, c'era questo problema. Marco, già che parliamo di religione, il Papa, Papa Francesco, ti piace? Papa, beh, certo, mi piace, io l'aspettavo, nel senso che già ai tempi del Papa polacco tutti sanno che c'era un rapporto straordinario. Lui, per esempio, veniva 2 o 3 volte, è venuto a casa mia, mamma l'ha conosciuto, sì, quando era cardinale. Ha mangiato con te? Quando era cardinale, sì. Allora, qualche... Ma, no, almeno una volta al Russicum, perché faceva parte del Russicum, che hanno la villa a Roseto, degli Abruzzi pure. Sì. Ce l'avevano. Il perché rettore poi a noi l'hanno... sarà tutto. Di no, questa... no, che no, ce l'avevano, poi l'hanno portato in Canada. E mi è dispiaciuto perché lì a Roseto, quella loro villa diciamo in campagna, era splendida. E infatti quando io andavo a Roseto dovevo andare alla farmacia dell'Aquila, perché là c'era la mia zia Teresa Pannella, che era sposata là, eccetera, che abitava poi pure a Montepagano, quindi mi ricordo tutto quel periodo. E via dicendo. Ma, e quindi Wojtyla, cardinale, veniva a casa a Roma, sì, a casa Pannella. 2 o 3 volte, e non solo, proprio di quel periodo ricordo che cosa ci ha armato, perché padre Cirillo Coroleschi, che era uno del Russicum e che avevo conosciuto grazie al padre priore che ci stava, l'avevo conosciuto un pomeriggio di un anno nel quale le mie zie, appunto quelle che avevo evocato prima, erano preoccupate perché ero stato rimandato in educazione fisica, perché avevo fatto tanti di quei dispetti, cioè, avevo un po' sulle cose, come si chiamano, il professore di cose. E lì quindi mi avevo rimandato in educazione e quindi fisica. In storia dell'arte, hai capito? Anche su quello, perché avevo un rapporto, come dire, difficile per la professoressa di storia dell'arte. E c'era poi, che c'era? No, religione non ci stava, una terza cosa. Quindi erano preoccupati e mi portarono. E quindi parlarono le zie con questo... Sì, no, mi portarono lì, e lì a un certo punto direttore, non ricordo come si chiamava, a un certo punto dice sì, disse la zia, per Marco lo so chi ci vuole, mi porta, e a un certo punto c'è con un barbone bianco, con un con dei denti prominenti, un vocione simpatico, Chillo mi guardava e faceva segno così, lui aveva depressione. E il loro come si chiama? Padre De Regis, comunque, ecco, il loro capo, diciamo, del Russicum, Père De Regis, mi portò, dice lui ti può fare a lezie, mi può fare ripetizione, lezione, educazione fisica, capito, e di storia dell'arte. Ma con lui a un certo punto si creò un rapporto per quale, siccome lui traduceva nel francese eventualmente, mentre l'italiano non lo conoscevo, allora io... Tu facevi lezione a lui di italiano? Sì, no, non è, io facevo le traduzioni. Ah, tu facevi... Le traduzioni di padre Cirillo Coroleschi,
Che c'è, che c'è? Vincenzo si comincia a parlare della giustizia. Mi... Adesso, poi ne parliamo nell'ultimo... Questo bisogna leggerlo. Però. Sì, ecco. Poi lo leggiamo tutto. Intanto, ma orgoglioso dire, di te, dice Paolo. Era appassionante, perché c'era quindi, tutto. Ma per tornare a Papa Francesco, quindi ti piace Papa Francesco? Sai, il problema è dicono che mi sono convertito. Poi qualcheduno, che è coglione, ma è notoriamente un coglione, sì, settario, però in questo azzeccandolo poco, perché dice, ma che Pannella si è convertito lui, che quello vuole, vuole accusare di eresia. Si è convertito il Papa. Il Papa, sì, capito. devo dire... E invece oggi non hai avuto proprio parole d'amore per Renzi. È vero? È no, intervenuto su Renzi. Gli ha fatto dei complimenti, secondo me. A lui? Sì, lei ha fatto dei complimenti. Gli ho fatto i complimenti. Sì, hai detto che è bischero. E beh, è un complimento. Hai detto di Renzi che è bischero. È un bischero. È un complimento. No. È un complimento. No, no. Mi è sembrato un'offesa. Chillo da noi non si chiama bischero. No, sì. Capito? No, non ti chiami. Cosa. Sape tutte le cose. L'interesse non ti piace, non ti piace Renzi? No, ma no, non mi piace perché è piacevole, hai capito? 10 ore al giorno, 12 ore al giorno, stai a fare la pupù e ti senti la radio, ti senti Renzi, poi vai di là e becchi la televisione, Sky TG, e ci stare che pa, che capito? Zenevo Chiù, appunto, perché è smerciato. Così come, perché? No, ma diciamolo pure. Sì, e poi andiamo a questo in pubblicità punto, per l'ultima interruzione. Ci possono andare pure degli anticorpi che il regime non ritiene pericolosi, anche se sono di opposizione. E allora, diciamo, Beppe Grillo lo vediamo assai, nel senso che... Ma Grillo dice di essere l'unica opposizione in Italia. No, lui dice quello che gli pare. Lui, e lo dicono ovviamente quelli del Movimento 5 Stelle. No, sì, no, ma io quello che voglio dire... L'opposizione la fanno, dice... non la fanno secondo te opposizione, la fanno, sì. A chiacchiere. Infatti di loro hanno paura solo, dice vabbè se poi diventano troppi. Io avevo previsto, sì ma se lui tiene tanti eletti, poi che fa, le spelle? Vi assicuro, e questo può testimoniarlo anche Beppe Grillo, che io dicevo quello, dice perché bisogna proporre, noi non abbiamo mai fatto le proposte negative, sempre proposte, sempre la responsabilità. Dicevamo divorzio, sapevamo che chissà, quando andai nel 79 al Parlamento europeo, c'avevo i parlamentari britannici, soprattutto quelli conservatori, piuttosto bravi nel mestiere parlamentare, avevano un'ammirazione per sto italiano che ero io, perché dicevano che io usavo i regolamenti, le cose, eccetera, al massimo, e mi guardavano con ammirazione, ma dicevano, no però, mi dicevano, scusami, a noi farebbe piacere che tu ti affermassi perché è giusto, no, ma tu ti vuoi affermare parlando di aborto e di divorzio già nel 79, ti voglio dire di divorzio e aborto in Italia. E dico sì, proprio perché in sì. Italia. Perché sono convinto, allora lo dicevo, sono convinto non solo che le donne di campagna, non solo le altre, sono d'accordo perché le vedove bianche in non diritto a, dinanzi al fallimento di un matrimonio, a regalare ai figli altro che dei genitori che si odiano, si disprezzano, eccetera, e invece di dare amore. Beh, e in effetti io devo dire che non solo le nonne, ma non solo le nonne, i credenti hanno compreso e condiviso sì. le nostre sì. battaglie lì, ma pure la base dei comunisti, perciò che stavano a Bottega Oscura incalzati come bufali. Allora, fermiamoci qui Marco, mando l'ultima pubblicità, ci torniamo subito, poi voglio sentire anche D'Amico, il rettore, su queste battaglie di civiltà vinte, poi in quel periodo, chissà se invece qualche anno fa o adesso avrebbero trovato lo stesso. Mi dice una cosa, io me la dimentico poi. C'è una caratteristica che devo rivendicare. Sì. Quando noi abbiamo cominciato a parlare di antiproibizionismo, e io lo feci citando Roosevelt, che a un certo punto
mentre c'era tutto questo problema, la droga, eccetera. Il proibizionismo. No, e c'era sì. anche il proibizionismo sull'alcol, sì. eccetera. A un certo punto venne fuori e disse, ma noi dobbiamo tornare a essere davvero americani come siamo sempre stati. Cioè dobbiamo tornare a parlare di vita, di morte, di sedestuale, delle grandi cose della nostra esistente, attorno a un bel boccale di birra. Questo era lo stile di Roosevelt. E io lo adoravo e quindi l'arpedevo pure qua. E avevamo questa posizione dicendo la sullo criminalità. Spinello. No, la criminalità rischierà di avere il monopolio. Certo. E quindi, mentre noi vogliamo le legalizzazioni e vogliamo quindi che per la marijuana ci siano delle regole, come per il vino, come per le altre cose, e questo è il modo di servire la buona salute morale e anche quella fisica, c'era invece in quel momento, come dicevo, questi qua non hanno rispetto alla religiosità. Io so che invece su questo abbiamo anticipato i tempi, non è questo, no, ma perché il nostro Presidente della Repubblica emerito ha mandato un messaggio al Parlamento di una straordinaria serietà, bellezza, devo dire quasi ovvia, ma ovvia perché? Perché tutte le nostre posizioni lui in quel messaggio le ha approfondite, fatte proprie, ma dicendo la giurisdizione internazionale ci condanna da tutte le parti, a CEDUE. Poi non sapeva ancora che noi, grazie a Filomena Gallo, una nostra compagna, abbiamo vinto una causa fondamentale, nei confronti della, non la CEDU europea, ma quella americana, 41 stati americani, sui problemi appunto l'embrione, la legge, eccetera, abbiamo fatto un'iniziativa giudiziaria, polemica rispetto al Costa Rica, che ha piata la posizione del cardinale Ruini qua, tanto per parlare, insomma, e l'abbiamo vinta. E a questo punto diventa giurisprudenza non solo all'interno dei 41, no, ma per chi si intende un po' di queste cose, anche rafforza le posizioni della CEDU e il nostro Presidente della Repubblica, quello, Giorgio Napolitano, e devo dire, ha scritto il nostro programma di lotta oggi. Pensa che io con i compagni comunisti a Botteghe Oscure non ci sono mai andato tanto d'accordo. Non ci sono io per niente. Allora, ma proprio per un attimo solo, Marco, diamo la linea alla regia per la pubblicità, ormai è ostaggio nostro anche il rettore ed amico. Tanto staremo insieme fino alle 22:25 circa, poi saluteremo i nostri ospiti. Linea alla regia e torniamo. Eccoci qua. Dopo 15 anni, rettore, viene da noi. Ah. Oh, la trasmissione parallela che prorompe nella trasmissione che vedono tutti. Il rettore deve andare via, però l'ultimo intervento lo fa prima con piacere. Che si concluda la trasmissione. Con piacere, solo direi a questo punto per ringraziare Marco Pannella, per ringraziare di averci portato anche oggi a riflettere su questi argomenti, su questi temi. Io la giornata di oggi la considero non solo uno straordinario omaggio all'impegno di Marco Pannella, ma lo considero soprattutto... Scusami, è uno straordinario omaggio a noi bene, qua, bene, bene. Perché io sono una bestia, la più vera bestia del Gran Sasso. Infatti Marco, volevo arrivare proprio a questo. Nel tuo stile, nel nostro stile abruzzese, non abbiamo mai avuto bisogno di grandi celebrazioni, abbiamo avuto bisogno in qualche modo di lavorare insieme, di impegnarci insieme per ottenere dei risultati. E io considero questa giornata come una prova straordinaria, offerta, ripeto, soprattutto ai nostri giovani, una prova straordinaria che impegnandosi in queste battaglie di civiltà ci si può riuscire. Ci si può riuscire anche in una città come Teramo che ti ha dato i natali o in una regione come l'Abruzzo, che troppo spesso viene percepita quasi come, diciamo, una rassegnazione di perifericità. Non è così per tanti motivi.
Non è così, perché la cultura che ci è stata tramandata dalle nostre nonne, io insisto, è bellissimo il richiamo che hai fatto, è una cultura che non è provinciale, non è affatto provinciale, anzi è una straordinaria fonte, uno straordinario strumento per affrontare qualsiasi tema, qualsiasi problema. Non è così perché non abbiamo quelle catene che troppo spesso pensiamo di avere. Nulla ci impedisce di poterci impegnare in tanti, diciamo, in tutti i progetti che ci stanno a cuore. E i progetti possono essere progetti, se vogliamo, più spiccioli, di lavoro, quotidiani, possono essere anche progetti molto più grandi, molto più di respiro molto più ampio. Marco ci ha dimostrato che questo è possibile e dobbiamo, se vogliamo davvero rendere un omaggio a Marco, dobbiamo fare solo una cosa, impegnarci con la stessa capacità, con la stessa tenacia, con la stessa generosità. Per questo credo che oggi nella nostra università sia stata scritta una bella pagina, una sì. bella pagina, perché è una pagina rivolta al futuro, agli impegni futuri che ma partendo dall'interno della storia, certamente. Devo dire proprio, come dire, antropologica di quello che siamo. Certamente, certamente. E questo, cioè io quello che vorrei, te lo dico, francamente, per esempio, ho fatto un accenno, poi un'altra volta la spiegherai, vorrei che il premio Galilei, che è stato dato a persone che poi hanno avuto i premi Nobel, no, e via dicendo, importantissimo, dopo 15 anni che c'è la possibilità di trasferirlo in Abruzzo, con un grave scandalo, diciamo, no? In Abruzzo, qua da noi, con l'università abruzzese, qualche cosa, eccetera. E questo è urgente, perché se no mio cugino, che è la bravissima, straordinaria persona che è Alfonso De Virgilis, tra l'altro, De Virgilis, suo nonno, era capostazione alla cosa di Teramo, alla stazione quando sono nato io. Alla stazione davanti a casa tua. Alla stazione di Teramo. I treni arrivavano poco. E che era importante. Si deve fare. Perché durante la guerra del 1943 tutti sapevamo, credevamo di sapere, che nella stazione c'era un deposito pure di munizioni. A questo punto cominciarono a capirlo pure gli inglesi e bombardarono. E quindi arrivarono a mitragliare, no? Però non acchiapparono proprio lì, ma c'avevamo una cosa sì. così. E a questo punto poi, dopo due mesi, questo siete d'Arcundà, faccio presto, sì. vado sul ponte per rivenire a Ponte San Ferdinando, grazie, sì, Ponte eccetera, San Ferdinando. Da là, e a un certo punto sento bombe, ed era Bosco della Martesa, sì. dove c'era il primo episodio di resistenza armata nei confronti di guerra in campo aperto, che sì, contemporaneamente la stessa famiglia aveva dato un sindaco a Milano, a Milano. E allora io mi ricordo sta cosa, Bosco della Martesa, com'era la cosa. Pensate, quello che un giovane mio parente comunista era però della famiglia reale italiana, perché la regina era slava, era slovena. Elena e avevamo questa cosa. E con lui parlavamo di questo. Ma com'è la cosa? Qua tu sei partigiano dall'altra parte. E quando sento che l'avvocato qua presente di Nanna lo devo cercare e sta in Adriatico con la barca, allora mi dice, con la barca, e penso che dall'altra parte, te lo dico a te, ma davvero con amore per la situazione e tutto quanto, quelli stanno in Croazia, eccetera, in tutta la costa dalmata, facendo le trivellazioni. Ah, sì. E le trivellazioni, no, che è in un lago, è l'Adriatico. Poi cominciamo a farle pure con l'ENI e l'AGIP, pure dalle parti nostre, sulle nostre spiagge,
dopo che abbiamo appreso che col vizio di annaffa le cose, noi per 30 anni abbiamo bevuto acqua minerale con dentro delle cose. Per riferimento a Bussi. Appunto, e Bussi, ma da Bussi si creava e aveva un giro enorme. Sì, è vero. Allora queste sono le cose, devo dire, dice io va. No, ma io c'ho il riflesso così, ma che miseria. Quindi tu sai che, guarda, sono sicuro, tu sai si che poterti appoggiare per me sarebbe una felicità, grazie, non un piacere. Lo sai perché ho intuito che dobbiamo hai fare una formazione. Che dobbiamo però fare? Allora, qua questo è il problema. Pigliare, noi abbiamo in Lucania dei compagni che stanno Magari. Facendo sul Notriv una battaglia e qua sappiamo Marco, che cosa vuol dire. Quindi cosa deve fare il rettore? Eh? Portare il premio Galileo in Abruzzo. Però no. Ti devo dire che quello non ce la, rischia di non farcela più perché c'è il tempo, i contratti, eccetera. E io ci darei che il premio Galileo venisse dopo 15 anni in cui abbiamo anche dato sto premio anche a altri che poi hanno avuto il Nobel e via dicendo, quindi è importante, ci sia lo scandalo, il premio Galilei non è più a Firenze e ma rientra in Abruzzo. Ecco, a te piace che ci sia lo scandalo? Eh? Ti piace che si crei questo scandalo? No. Sì, è uno scandalo positivo. Uno scandalo positivo per l'Abruzzo, appunto, no? Per tutti, ma anche perché davvero questo Notriv, invece Notav di quell'altro, io il Notav proprio. Tu sei per il Notriv. Io sono Notriv perché quello è. Il Notav no. Non no, sei come Henry De Luca. Quello è tutto un fatto demagogico, a mio avviso, cieco. Quindi sta poco da dire. Sarà impopolare, ma dico che quello. Mentre le trivellazioni stanno massacrando l'intero. Sì. Mar Adriatico. Ed è grave, gravissimo. Perché a Napoli, dappertutto, e quindi io mi auguro. Io non so, sono in pena per il rettore, non so se deve andare subito, ma tanto tra 10 minuti finiamo. Il rappresentante dell'estrema frontiera delle due Sicilie, e questa è la cosa, a un certo punto salviamo pure la Basilicata, la Puglia e tutti, perché lì non si riesce ad avere quindi, una posizione Marco, chiara. Il rettore è come un novello soldato di Borbone certo, di Civitella del Tronto. Ma il rettore. Questo rettore ha una influenza ed un prestigio. Ha beccato anche i complimenti dai sì, nostri messaggi. No, è un prestigio che non è roba tua, perché tu l'hai creata, tu l'hai conquistata, ma a questo punto devi poter prendere e far pigliare qua in Abruzzo una posizione che è un po' scandalosa, come l'AGIP e l'ENI non contano più come prima dappertutto. Sulle trivelle che pensa il rettore brevemente? No, io penso che le trivelle, che sia un peccato per una regione come l'Abruzzo o per un mare come l'Adriatico compromettere tante altre forme di produzione facendo le trivellazioni. Ma di vita, no, scusa, di vita. Non di produzione. Prego, di vita. Sentiamo anche la voce dell'avvocato. Va. No, dico tanto più che così è minima la quantità di petrolio che si trova sotto l'Adriatico, per cui non vale il gioco, non vale la candela. Cioè si vanno a regare danni immensi all'ambiente con un minimo, sì, con un minimo guadagno alla vita della gente, all'ambiente, allora, alla vita il numero concreta. Anche di, solo per l'acqua, il numero di alcuni sintomi di, diciamo, certo. Un cattivo stato di salute, mentre in Basilicata e in Puglia sono terrorizzanti, a cominciare anche dall'Ilva, cose di questo genere. Sì. Qua da noi però sono pure gravi, ma possiamo dare un esempio del coraggio a Napoli, siccome Don Benedetto nostro e Ignazio Silone nostro hanno dato esempi per il congresso della libertà della cultura in tutto il mondo, io conto che tu e il nostro presidente, perché in lui ho fiducia, assolutamente, e lo dichiaro. E quindi quale presidente?
E quale presidente? Mattarella. E che c'è? No, ma, o presidente nostro. D'Alfonso. D'Alfonso. Hai capito. No, hai fiducia? E poi pure con Mattarella. Nei due Luciani hai fiducia. Mattarella, gli sono grato, credo di poterlo dire, ma ha telefonato ieri pomeriggio. No, ma un'ora fa da telefonare. Non me l'ha ricordato. Ti ha telefonato un'ora fa. Vincenzo, tu ricordi. Non sapere, ti ha chiesto come stavi. No, appunto, era preoccupato. Dico, ma io stingo buono, tu... devo dire, però il telefono di Pannella è particolare, non riceve telefonate da Papa Francesco, da Napolitano, da Mattarella, è vero? È così. Ma io uso molto la batteria di Palazzo Chigi, perché non c'è un motivo, se io ho i numeri di telefono dei politici importanti, però se chiamo... devono rispondere o no, eccetera. E invece ti fai chiamare. Io invece, usando la batteria, posso benissimo dire che non ci stanno. Perché quelli gli dice la batteria, dice, c'è Pannella che la cerca. E allora so che dice no, dite che fra due ore o cosa di questo. Però richiamano. Comunque. Però devo dire appunto. Allora, prima di chiudere però, devo far dire due parole. Ormai tra 5 minuti chiudiamo, Rettore, quindi ce ne andiamo insieme. Domani che è che succede a Teramo? Che succede? Lo facciamo dire, Marco, l'associazione Amnistia Giustizia Libertà. Una cosa importante, importantissima. Mica ci arrendiamo, come gli ultimi difensori della Fortezza di Civitella, si riparte da Teramo, è importante. Cioè, in un momento in cui c'è una condizione proprio di totale irresponsabilità da parte di chi ci governa, torniamo e insistiamo per questa riforma della giustizia per ripristinare almeno, speriamo un po' di più, di una... perché almeno una parvenza di legalità, ma speriamo di ripristinarla in pieno, a partire dall'adozione di quei necessari, obbligatori provvedimenti di amnistia e indulto. Poi si deve fare la riforma della giustizia. Perché amnistia e indulto di Nanna? Perché? Per far cessare quella condizione di conclamata illegalità in cui ci troviamo, perché veniamo costantemente condannati dalle corti europee. Scusa, si ma condannati per cosa? Per l'invivibilità? Violazione dell'articolo 6 della... Noi denunciamo per primi in Parlamento il debito pubblico come un rischio che creava là. E osammo pure fare una stima fra 3 anni sarà decuplicata questa cosa a San Mattito con no? E invece così era così. Adesso abbiamo l'equivalente che il danno erariale è immenso. Immenso e non viene stimato. Ma il danno all'economia che sta facendo l'attuale governo, perché la giustizia non funziona, la giustizia in Italia non funziona. Quella civile, subisce un danno rilevante, importantissimo, tutta l'economia ne risente. Ma chi vuoi che venga in Italia a investire se poi tu c'hai uno che ti truffa, tu gli fai le denunce, 9 anni e mezzo per vedere riconosciuto, ci vengono, si delocalizzano. È il paese europeo della giustizia più lenta di tutta l'Europa. Domani viene costituita a Teramo Amnistia questa associazione di recidivi estremisti della legalità. Siccome noi siamo un transpartito transnazionale, ma sono invitati, perdonami, così come il nostro presidente, nostro abruzzese, sempre lui conoscendo la situazione si è iscritto al partito radicale. Si è iscritto? Sì, quando? Iscritto. Ma come non lo sapeva? Vabbè, ma perché? Perché non l'hanno fatto sapere. Non l'hanno fatto sapere. Dire, perché noi abbiamo una tradizione di quello che chiamiamo le doppie tessere, perché si sa che noi, contrariamente al suo poveromo il Beppe Grillo, che mozza gli eletti, li devi espellere, li devi cosanza, la Maronna proprio, devo dire... Come se tu dici, tra i radicali i cancelli sono aperti, fate come volete. No, ma non c'è un solo caso. Noi abbiamo nostri compagni che, essendoci liste radicali, si sono candidati all'interno da radicali iscritti di altre liste e sono stati pure eletti. C'è stato uno che ha detto che hanno tradito, no? E abbiamo detto, forse lui sta usando... Magari anche il rettore. La responsabilità. Perché no? Amnistia Giustizia Libertà. Il tema è più caro. Senza di lui, se c'è Armaneo che ha accaduto un altro,
Tu te la sognavi la... Sì, vero? Ce la sognavamo tutti, perché se la facevano sotto, ma come si fa a pannella, la cosa, eccetera. Invece oggi sono loro che hanno preso l'iniziativa, sono loro che mi hanno fatto commuovere, perché questa cosa di oggi era una cosa per noi contadini, sì, montanari, coccioni, duri e via dicendo, era una cosa tenera, di una grande tenerezza, e a questo, dinanzi alle tenerezze, possiamo chiagnere pure. È vero. Pure se ti sei lasciato andare pure tu. Anch'io sì, no? Ho detto guarda che cosa bella. ci si voleva bene. Dobbiamo dire domani pomeriggio. Stiamo chiudendo, siamo ai saluti. Vai. Domani pomeriggio dalle 16, che Hotel succede? Abruzzi a Teramo. E ci sarà anche Marco. Ci sarà anche Marco, ci sarà soprattutto Marco. Capo, senza dire. È il promotore, i teramani, i radicali teramani, guidati dal capo, dal leader Marco Pannella, fondano Amnistia, Giustizia e Libertà. Poi, lo sapete che vi potrete muovere ancora di meno, perché lui intanto è il leader radicale, ma poi è nella sua città, quindi... proprio non vi potete muovere. No, giusto, ecco. Calma, calma, io ho fiducia anche nella specie animale, umana, abruzzese alla quale appartengo. Siamo bestie serie. Sì, abbiamo... Marco, ma bestie Movimento 5 Stelle e la giustizia. No, dobbiamo chiudere il Movimento 5 Stelle. Mi sembra che ci siano, no? No, ma sono di bravo. Sempre giustizialista. Bravi guaglioni. Bravo guaglioni. Allora, posso chiudere. Grazie al Rettore. Grazie a voi. Buongiorno amico di essere stato con noi fino alla fine. Grazie all'Avvocato Vincenzo Di Nanna. Grazie a te. Grazie soprattutto a Marco Pannella di aver nobilitato questa nostra trasmissione con la sua presenza. Mi ha fatto molto piacere vedere. E sei stato tu bravissimo a condurlo. No, a parte questo, i messaggi sono stati bellissimi, perché davvero pieni di amore e tenerezza per Marco Pannella. Bene. Davvero. Anche complimenti al conduttore. Sì, va bene. Quelli noi. Grazie davvero Marco. Bene. Alla prossima, grazie. Grazie a tutti, grazie a voi. Auguroni a tutti. Grazie. A tutte e tutti. Arrivederci. Arrivederci, grazie Marco. Eccoci.